Una volta che ne abbiamo fatto il materiale grezzo, l'abbiamo sgrossato, gli abbiamo dato una forma, però poi c'è sempre la mano dell'uomo che deve correggere quelle imperfezioni che ci possono essere in un pezzo di legno, perché il legno, appunto, essendo un materiale naturale, deve essere curato in modo tale che andiamo a eliminare quello che può essere, appunto, qualche imperfezione, qualche cosa che poi può rovinare quello che è il risultato finale. E appunto si fa questa operazione, che può essere fatta solo manualmente, perché non è una cosa che si può meccanizzare, perché solo la mano dell'uomo può capire cos'è un difetto e cosa non è un difetto. E appunto qua in questa fase vediamo appunto uno dei nostri falegnami che va a sistemare quello che potrebbero essere delle imperfezioni, dei difetti.